per il rilancio di queste piccole e medie imprese, perché noi sappiamo benissimo che anche piccoli contributi come questi possono essere vitali per il rilancio delle aziende stesse e da oltre 2 anni stanno attendendo il riconoscimento di questo bonus e questa detrazione di credito d'imposta. Grazie onorevole Allasia. Ministro dell'Economia e delle Finanze Piercarlo Padoan ha facoltà di rispondere per 3 minuti, prego. Grazie Presidente. Come ricordava l'onorevole Allasia, si tratta di misure che consistono in finanziamenti a fondo perduto da erogare sotto forma di voucher di importo non superiore ai 10.000 euro nel limite massimo di 100 milioni. Il decreto di attuazione deve essere emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con i Dipartimenti per la Coesione Territoriale e per gli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, competenti fra l'altro alla definizione delle specifiche risorse finanziarie a carico delle seguenti fonti di finanziamento: Programma Operativo UE PON Imprese e Competitività 14-20, a titolarità del Ministero dello Sviluppo Economico; Fondo Sviluppo e Coesione, Programmazione 14-20, Piano Azione e Coesione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha potuto avviare l'iter di emanazione del decreto soltanto a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma Operativo Imprese e Competitività avvenuta con decisione del 2015 44-44 del 23 giugno, in assenza della quale non erano disponibili le relative risorse finanziarie da destinare al finanziamento del voucher. Al momento, lo schema di decreto, corredato della relativa relazione illustrativa, è stato inviato dal Ministero dell'Economia e Finanze alle amministrazioni concertanti, che devono fornire gli elementi di loro competenza in merito al riparto delle risorse finanziarie fra le suddette fonti di finanziamento del voucher, come previsto all'articolo 6,2 del decreto 23 dicembre 2013, numero 145. Si assicura comunque che il provvedimento potrà essere emanato non appena completato l'iter di approfondimento. La ringrazio. Onorevole Allasia, 2 minuti per replicare. Prego. Grazie Presidente. La risposta che ho appena sentito, in cui assolutamente non sono soddisfatto, ha fatto più parole che soldi, perché parliamo di cifre per il governo in cui sono state già stanziate nel decreto Destinazione Italia. Basterebbe semplicemente che si mettesse d'accordo tutte le parti che lei ha citato per cercare di sbloccare questi 100 milioni, in cui sarebbero beneficiate una piccolissima parte, meno del 5% di queste imprese. Parliamo delle piccole e medie imprese che, come ho già detto in precedenza, stanno soffrendo enormemente la crisi, hanno pagato direttamente la crisi in questi anni senza aiuti di Stato e senza aiuti alcunché da parte di altri, senza avere la speranza che qualcun altro, come è successo ieri con la Pininfarina, venisse ad acquistarla dalla Cina. Perciò noi vediamo assolutamente, vedevamo già 2 anni fa e abbiamo sostenuto nel Destinazione Italia questo.